Signor Presidente, ci rendiamo conto dello sforzo anche fisico che lei ha fatto in questi giorni difficili. Per questo tutti gli oratori hanno deciso di rinunciare ai loro interventi per dar modo a lei, con calma, senza faticarsi, di dire quello che pensa e che è certamente il pensiero di tutti gli italiani. La prego di prendere il mio posto qui. Prego. Prego. Signor Sindaco di Santena, Presidente Nesi, autorità, signore e signori, innanzitutto ringrazio gli oratori designati per questo sacrificio. Posso solo assicurarli i testi dei loro interventi e mi compiaccio per l'impegno, per il contributo. Ho letto con particolare interesse, devo dire, il saluto del Sindaco di Santena che ha ricordato come egli in qualche modo sia testimonianza vivente di un grande incontro tra meridionali e torinesi che negli anni 60 ha caratterizzato la crescita e la trasformazione di Torino e ha rappresentato un punto di riferimento per lo sviluppo di tutto il nostro Paese. La cerimonia di oggi in questo luogo intensamente evocativo della figura di Camillo Benso, conte di Cavour, è una nuova essenziale tappa del percorso celebrativo già avviato in vista del 150° anniversario di quel 17 marzo 1861 che sancì con la proclamazione di Vittorio Emanuele II al re d'Italia il compimento del processo unitario, la nascita del nostro Stato nazionale. Già in questi mesi abbiamo ricordato e celebrato eventi che segnarono nel 1860 la fase conclusiva del Movimento per l'Unità d'Italia. Così il 5 maggio la partenza da Quarto in Genova della Spedizione dei Mille e la settimana successiva lo sbarco a Marsala, che aprì la strada alle battaglie per la liberazione della Sicilia e infine dell'intero Mezzogiorno. Questa mattina, rendendo omaggio alla tomba che custodisce le spoglie di Cavour, noi vogliamo piuttosto dare impulso al discorso che dovrà svilupparsi attorno all'insieme delle vicende destinate a sfociare nell'unificazione dell'intera nazione italiana. Vicende la cui trama e il cui svolgimento ebbero il loro massimo sapiente artefice e regista in Cavour. Il timore che si potesse procedere nelle celebrazioni del nostro 150° trascurando la valorizzazione di Cavour, dei fatti, dei luoghi, dei simboli che a lui riconducono, non meritava neppure una ovvia smentita. Il processo di avvicinamento all'unità d'Italia e il suo coronamento non sopportano qualsiasi rappresentazione restrittiva o unilaterale. Se non si vede come potrebbe concepirsi un qualche oscuramento del ruolo di protagonista di chi guidava il governo di Torino, egualmente insostenibile sarebbe qualunque menomazione della ricchezza e della molteplicità di volti e di apporti che compongono la storia del movimento e processo unitario. Sarebbe davvero insensato e perfino grottesco riesumare logiche e contrapposizioni partigiane tendendo a spostare l'accento sull'una o sull'altra delle fondamentali figure rappresentative di quel movimento, di quel processo. Non si può giocare a fare i garibaldini, i democratici o i rivoluzionari contro i moderati cavuriani, né a separare il ruolo di guida svolto da Cavour, fermo restando il riferimento all'autorità del re, dall'iniziativa di Garibaldi, dagli impulsi di Mazzini, dalle intuizioni di Cattaneo. La grandezza del moto unitario in Italia sta precisamente nella ricchezza e molteplicità delle sue ispirazioni e delle sue componenti. La grandezza di Cavour
sta nell'aver saputo governare quella dialettica di posizioni e di spinte, nell'aver saputo padroneggiare quel processo fino a condurlo al suo sbocco più avanzato. Tutto ciò è stato d'altronde al centro della vasta ricerca storica fondata su preziosi fonti documentarie, su analisi, ricostruzioni e interpretazioni di valore scientifico che in Italia e anche con apporti di studiosi stranieri si è accumulata nel corso dei decenni. Ne possiamo essere orgogliosi e tante delle opere che nel Novecento, compresa la sua seconda metà, hanno visto la luce meriterebbero di essere riproposte oggi all'attenzione di un largo pubblico, in special modo di un pubblico giovane. In questo senso potrebbe valere come sollecitazione anche il programma delle celebrazioni del 150enario. Ma molto possono contare iniziative di riflessione e di dibattito come quelle che sono già in cantiere al fine di produrre approcci più freschi e approfondimenti ulteriori rispetto alla grande tradizione degli studi sul Risorgimento e sull'Unità. Ed è un segno assai positivo il manifestarsi di un nuovo fervore di studi, non solo in Italia, specialmente sulla figura di Cavour. Credo che abbiamo con noi qui uno studioso francese, il Pécou, che si sta dedicando precisamente alla sua ricerca sulla figura di Cavour e potremo, io spero, in autunno insieme ritrovarci a Parigi per una celebrazione. Figura straordinaria quella di Cavour, di uomo di governo e di statista, di maestro nell'arte della politica, di tessitore e guida di un processo storico di rilievo nazionale ed europeo. La più recente opera italiana, anch'essa di non comune impegno e spessore, dedicata a Cavour, ha messo in evidenza le motivazioni di fondo che ne orientarono la politica oltre i limiti del regno sabaudo nel quale si venne formando e affermando. Si trattò di motivazioni che facevano tutt'uno con la coscienza della fragilità, della stessa difficoltà di sopravvivenza di quel piccolo stato subalpino e quindi della necessità di una sua scelta espansionistica nella pianura padana che si caratterizzasse però come momento dell'affermazione in tutta Europa del principio di nazionalità e si incontrasse quindi con il crescere del moto patriottico italiano con una prospettiva di emancipazione nazionale dell'intera penisola. Si è riaffacciata in quest'ultimo periodo la tesi dell'assenza nel disegno cavuriano dell'obiettivo di un'acquisizione del regno delle due Sicilie come parte del nuovo Stato che ci si proponeva di far nascere dal Regno di Sardegna. Ma già in opere precedenti di vari studiosi e tra le maggiori dedicate a Cavour si era ragionato sul carattere aperto e dinamico di quel disegno che non abbracciò immediatamente la ricerca dell'intera unità d'Italia ma si allargò via via in modo da comprendere e cogliere tutte le opportunità e le esigenze che emergevano dallo sviluppo stesso dell'impresa originaria e dall'evolversi dello scacchiere europeo.